Prima di andare avanti, vorrei riprendervi l'ultimo esercizio della scorsa lezione, dell'ultima lezione, e avevamo questa molecola e a partire da questa molecola dovevamo comprendere se erano presenti stereocentri e capire la configurazione, se era una configurazione R oppure S. L'ho svolto passo dopo passo in modo da farvi vedere dettagliatamente come dovete procedere. Allora, questa molecola vi ho detto inizialmente che naturalmente dovete conoscere la simbologia a segmenti che fa uso anche di triangolini colorati e segmentati per indicare la direzionalità spaziale dei gruppi e quindi dei vari gruppi di atomi, dei gruppi funzionali o degli atomi singoli. E vi ho detto che dovevate vedere questa molecola in questo modo qui in basso, quindi questa molecola altro non è che questa. Poi abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare andando seguendo passo dopo passo le regole CIP e abbiamo assegnato la configurazione allo stereocentro. Abbiamo visto che questo qui è che in questa molecola era presente un solo stereocentro e ne abbiamo assegnato la configurazione. E quando vi ho detto che la molecola deve essere proiettata verticalmente in modo tale che l'atomo di carbonio al più bassa posizione imposta dalla regola IUPAC sia disposto verso l'alto e quello a più alta posizione verso il basso, quindi questo era il nostro primo atomo di carbonio, allora deve essere disposto verso l'alto, questo è il nostro sesto atomo, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi questo sesto atomo verso il basso. Allora vi avevo detto che dovevamo girare verticalmente in questo modo la molecola. Riprendete la lezione scorsa e capite bene ciò che voglio dirvi. Ecco, dopo averla girata, dovevamo mettere i sostituenti, i quattro sostituenti del centro stereogenico nella croce di Fischer. Quindi state bene attenti, avevamo girato verticalmente la nostra molecola in questo modo e poi abbiamo iniziato a fare la proiezione di Fischer, quindi abbiamo disegnato una croce, come vi ho detto inizialmente il sostituente in alto rispetto al centro stereogenico lo dobbiamo porre in alto alla croce di Fischer, il sostituente posto in basso lo poniamo in basso come lo vedete qui. Ecco, ciò a cui dovete stare nel modo più assoluto attenti è il modo in cui guardare la molecola per andare a disporre i sostituenti, in questo caso il gruppo OH e l'idrogeno, quindi che vedete sono orizzontali, posti orizzontalmente rispetto a questo sostituente e a quest'altro che sono posti in una linea verticale. Ecco, questi due sostituenti sono disposti lungo una linea orizzontale se noi guardiamo da destra verso sinistra la molecola. Voi dovete capire che se ponete gli occhi proprio lungo il piano del tavolo e immaginate questa molecola posta sopra il tavolo, sapete bene che questo modo di indicare il legame covalente sta ad indicare che il legame covalente, quindi la direzionalità del gruppo H, sale dal tavolo e quindi va verso l'alto, per capirci verso il lampadario, verso il tetto, come volete. Invece la direzionalità di questo idrogeno è totalmente opposta, quindi trapassa il nostro tavolo e noi, ecco, non lo vediamo, se no dovremmo in pratica guardare sotto il tavolo e vedremmo questo idrogeno, ammesso che guardiamo da destra a sinistra, appunto con gli occhi, per come è posizionata la molecola, con gli occhi diretti e in corrispondenza del piano del tavolo. Ora, voi dovete nel modo più assoluto cercare di concepire mentalmente questi due importantissimi segni, quindi il triangolino colorato e quello segmentato, per
cercare di comprendere mentalmente appunto la tridimensionalità della molecola, perché se no vi confondete e non sapete dove mettere a destra nella croce di Fischer un sostituente e dove mettere a sinistra della croce di Fischer l'altro sostituente. Ecco, la confusione può sorgere quando avete a che fare con centri stereogenici come questi e la molecola vi viene data in questo modo. Cosa è presente a destra, il gruppo OH o il gruppo H? Per capire che cosa è presente, voi appunto dovete guardare la molecola in questa direzione. Ecco qui, se immaginiamo che questi sono due occhi, la direzione in cui dovete guardare questa molecola è la seguente. Quindi che cosa significa questo? Che guardando da destra verso sinistra la molecola è più che ovvio che se la immaginate tridimensionalmente, questo gruppo OH e questo idrogeno sono lungo una linea orizzontale rispetto a tutto il resto della molecola. E in particolare il gruppo OH sta alla sinistra rispetto alla nostra direzione di osservazione, sta alla nostra sinistra, e invece l'idrogeno sta alla nostra destra. Adesso io cerco di farvi vedere con un modellino 3D che ho creato, ecco, proprio questo centro stereogenico, semplificando un attimino i quattro componenti. Ecco qui il centro stereogenico che vi ho un attimino indicato in modo tridimensionale. La sfera centrale rappresenta l'atomo di carbonio asimmetrico che vedevate prima nella molecola. Da questa parte qua, ecco, questa parte qua in pratica, questa sferetta la possiamo immaginare come il carbonio di tutto questo sostituente, in pratica questo atomo di carbonio che vediamo qui nella proiezione di Fischer di tutto questo sostituente, e quindi ecco qui possiamo immaginarlo un attimino in modo tridimensionale così disposta, guardate bene, quindi con questa sferetta parte di tutto questo sostituente, e con questa sferetta il carbonio che poi sarebbe questo atomo di carbonio nella proiezione di Fischer, a sua volta sarà legato a due idrogeni e a tutta questa parte della molecola, quindi nel complesso tutta questa parte qua è la parte in basso nella proiezione di Fischer, tutta questa parte qua, compresa questa sfera in alto a sinistra, è quella parte in alto. Ma adesso guardate il modellino tridimensionale, se guardate la molecola da destra verso sinistra come vi ho detto. Adesso tridimensionalmente comprendete bene che qui era presente il legame covalente del carbonio che legava il carbonio al gruppo OH e che avevamo indicato con un legame covalente rappresentato da un triangolo colorato, appunto a stare a intendere una direzionalità che... E ecco, se guardiamo la molecola dall'alto e immaginiamo la molecola posta sulla nostra scrivania, ecco, questa direzionalità va dal basso verso l'alto. E quindi, ecco, vedete l'atomo di idrogeno, è come se trapassa, e in questo modellino tridimensionale ve ne rendete conto, trapassa il piano su cui è posta la molecola e va verso il basso, quindi al di sotto della scrivania, se voi immaginate la vostra molecola posta sulla vostra scrivania. L'atomo di carbonio chirale, asimmetrico, quindi il nostro centro stereogenico, dove sta? Sopra la nostra scrivania. Ecco, da un punto di vista tridimensionale vedete meglio, come vi dicevo prima, è più che naturale che appunto se giro la molecola in 90 gradi verso destra come indicato dalla freccia rossa, è più che naturale che il cloro si troverà appunto a destra, qui, questa è la molecola girata ai 90 gradi, e l'idrogeno si troverà a sinistra. Questa parte superiore, questo sostituente superiore, il gruppo metile, è presente naturalmente qua in alto, ecco qui la mia molecola girata verticalmente in modo corretto. Questo è il primo atomo di carbonio, carbonio numero 2, carbonio numero 3 e carbonio numero 4. L'atomo di cloro è legato tramite legame covalente al carbonio, ma questo legame covalente vediamo che è indicato da un triangolino colorato, quindi significa che
va dal monitor verso di noi, invece l'atomo di idrogeno è indicato da segmenti, ecco, da, tra virgolette, da un triangolino segmentato, e ciò significa che è un legame covalente che va dal carbonio all'idrogeno. Ecco, però l'idrogeno che cosa fa? Trapassa il monitor e va al di là del monitor, dietro il nostro monitor, se guardiamo la molecola così, in modo da, se abbiamo, ecco, il nostro carbonio asimmetrico sul piano del monitor. Ecco, ora come dobbiamo guardare questa nostra molecola? Vi ho detto che dovete rispettare nel modo più assoluto la regoletta che vi ho fatto scrivere in precedenza, ossia ogni centro stereogenico, in questo caso il seguente, questo atomo di carbonio, lo dobbiamo guardare sempre in modo tale da avere i gruppi orizzontali. Potremmo per esempio andare a mettere l'atomo di cloro che si trova in posizione orizzontale a destra, ecco, questo lo mettiamo a sinistra, e il gruppo CH2CH3 che è a sinistra lo mettiamo al posto del cloro a destra. L'importante è che l'idrogeno, che ha più bassa priorità, rimanga sempre in posizione verticale. Mi raccomando, il gruppo in posizione verticale, il gruppo a più bassa priorità nella proiezione di Fischer deve rimanere sempre in posizione verticale, quindi o qua sopra o qua sotto. Quindi scambiamo il cloro con il gruppo CH2CH3. Queste due frecce vi stanno ad indicare il secondo scambio come deve essere effettuato. Naturalmente non c'è bisogno che mi sappiate lì a indicare le frecce, l'importante è che mi sappiate fare lo scambio. Quindi in questo secondo scambio questo sostituente va a destra e il cloro va a sinistra. Ecco qui il risultato del secondo ed ultimo scambio. Col secondo scambio siamo arrivati a un numero di scambi pari. Ecco, primo scambio, secondo scambio, numero di scambi pari. Arriviamo a questa proiezione di Fischer. Ecco, dopo a destra, che cosa andiamo a mettere? Questo legame covalente col carbonio a destra, il carbonio, questo legame covalente con chi lo va a fare? Andiamo a guardare la proiezione di Fischer, abbiamo il gruppo CH2CH3. Non c'è bisogno che lo scrivete in forma estesa, basta andare a scrivere CH2CH3 in modo semplificato. Ecco qui a destra il nostro gruppo CH2CH3, il resto della nostra molecola, che qui sarebbe questo. CH2CH3 nella proiezione di Fischer è qui, CH2CH3 a destra, e lo mettiamo a destra. Questo significa che l'S2 clorobutano è questo. Se noi lo indichiamo, ecco, secondo le regole della stereochimica, come dobbiamo andare a guardare l'atomo di carbonio asimmetrico? Proprio in questo modo qui. E vediamo che i legami covalenti orizzontali che si avvicinano verso di noi sono legami covalenti.